Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come sempre mi scuso per il mio aspetto, però mi sono svegliata 40 minuti fa, quindi capitemi. So che è un po' troppo tardi per fare i preferiti d'agosto, perché ormai siamo quasi a fine settembre, però io li dovevo fare perché con il fatto che ho caricato tutti i vlog di quando sono stata in America, non ho avuto modo di appunto caricare i preferiti di agosto. Quindi direi di cominciare. Allora, trucchi preferiti del mese, come sempre il mio amato mascara che vi ho fatto vedere negli scorsi preferiti del mese, quindi è inutile che ve lo faccio rivedere, tanto è sempre quella sola cosa. Poi vestiti del mese. Allora, visto che comunque era estate, ovviamente, ho portato tantissimo questi pantaloncini qui. Non so se riuscite a vederli. Sono jeans, di uno jeans chiaro, e questi sono della Levi's. Non so dirvi dove li ho presi, quanto li ho pagati, perché questi qui erano di quando mia madre era giovane, quindi appunto erano suoi e me li ha dati a me. E comunque sono un sacco belli. Beh, veramente io li amo come pantaloncini. Poi anche questo crop top qui di H&M, se non sbaglio. Sì, che è fatto così, è nero semplicissimo, però la particolarità che mi piace è che ha il collo alto. E è fatto così, semplicissimo nero. Poi scarpe del mese. Allora, visto che anche qui era estate, ho messo un sacco queste scarpe aperte qui, sempre di H&M, che sono, hanno la suola bianca e poi hanno le stringhe, comunque queste cose qui argentate. Queste qui in America le ho portate tipo tantissimo. Ovviamente insieme alle scarpe chiuse, perché magari, non so, di giorno per camminare mi mettevo le scarpe aperte, poi di sera, visto che non dovevamo camminare molto, mi mettevo queste scarpe aperte. Non so se prima ho detto per camminare mi metto le scarpe aperte, comunque volevo dire mi metto le scarpe chiuse, ok, non so parlare. Ce la posso fare o fare un video decente? Ogni volta mi devo impicciare. Poi, film del mese. Allora, qui ce ne sarebbero molti, però alcuni me li sono scordati perché principalmente li ho visti streaming, visto che il pomeriggio non avevo nulla da fare. Allora, uno che sono andata a vedere al cinema è Breaking Dance ed è bellissimo, veramente bellissimo. A me mi piacciono questi film di danza, tipo ad esempio Step Up. Poi, in streaming ho visto Quel momento imbarazzante, se non sbaglio si chiama così, con Zac Efron e poi gli altri non me li ricordo. Comunque, se appunto in streaming lo trovate, andatelo a vedere perché è un sacco carino. Poi, accessori del mese, sempre il mio solito orecchino e il mio dilatatore. Di nuovo c'è questo anello qui, che ho preso da Accessorize e ho pagato, non ne ho idea perché non mi ricordo. E comunque sì, questo anello semplicissimo con la L, non so se l'avete visto, comunque fidatevi che c'è una L. Poi, libri del mese, non ho letto libri, come sapete, appunto non leggo libri. Ah, ecco, alla domanda film del mese, ne ho visti, cioè ne ho rivisti tantissimi altri, perché come sapete, come appunto avrete visto dai vlog, sono andata in America, quindi il volo durava all'incirca 10 ore e nei voli così lunghi ci mettono tipo davanti allo schermetto dove ti puoi vedere tutti i film.
Ora i film che mi sono vista non me li ricordo, però anche lì sappiate, andata e ritorno mi sono vista film, quindi questo mese è stato pieno di film. Canzoni del mese. Allora, sicuramente Drag Me Down, che quella non può assolutamente mancare. Poi, allora, vabbè, quella di Baby Kay e Giusy Ferreri, Roma Bangkok. Ve ne faccio ascoltare un pezzettino. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino a Hong Kong. Comunque questa qui la conoscete tutti sicuramente. Drag Me Down non ve la faccio ascoltare perché penso che anche quella la conoscete tutti. E poi, aspettate, perché la maggior parte delle canzoni le ho scaricate a settembre, quindi. Poi queste due che sono delle icona pop, penso che si dicano così. Che loro hanno aperto i concerti in America The One Direction, quindi appunto io le ho ascoltate, cioè ho conosciuto queste due canzoni tramite. Il concerto. Quindi, allora, una si chiama All Night ed è questa. L'altra è questa che si chiama Girlfriend. Questa qui non ve la faccio ascoltare molto perché è inutile, cioè. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Sì, nient'altro. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!